Ed eccoci qua, come promesso, di nuovo in diretta dalla Palattacca di Casamagnago, appena in tempo per fare le interviste post-gara della partita maschile e anche un minimo di riscaldamento anche per le ragazze. La partita Cassano con Bressano si è protratta oltre il necessario ed ora è tutto pronto per cominciare per questa seconda diretta da Cassano Magnago per la Serie A Beretta femminile Cassano, che vedrà opposta al Leno, quindi derby lombardo classico, tante volte a livello giovanile si sono affrontate le due squadre ed ora, da quando il Leno è nella massima serie da un po' di stagioni, anche a livello di Serie 1 possiamo assistere a un derby lombardo fatto non molto abituale, però ci fa piacere segnalare che due squadre della nostra regione sono nella massima categoria femminile. Io ringrazio chi ci ha aiutato prima e do il benvenuto ai sostituti. Anche noi abbiamo fatto un po' di turnover, abbiamo panchina lunga, abbiamo lavorato con il settore giovanile anche noi, quindi diamo Davide Milan alla telecamera, Davide Bianchi invece posto fisso, titolare inattaccabile da qui all'eternità ai tastini, il nostro Silvano Leonardo sempre allo score e in voce avete già sentito il nostro Cristiano Baggion, mitico. Buonasera e ovviamente Luca Basile, ma cos'era, una minaccia, povero Davide, va bene, eccoci qua, buona serata a tutti. Giocatrici stanno entrando in campo, intanto si danno il 5 come dire per darsi la carica, no? Per iniziare questa partita qui a Cassano Magnago. Ormai è tutto pronto, gli arbitri stanno testando gli auricolari e quindi test di comunicazione, prego, dica. Rispetto alla partita precedente ovviamente la coppia arbitrale è cambiata e quindi questa sarà diretta da Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele. Ricordiamo che per quanto riguarda la Serie A Beretta femminile si tratta della quindicesima giornata, quarta di ritorno, anche per la femminile c'è stata l'inversione di turno con lo spostamento della Final Eight di Coppa Italia a inizio febbraio, quindi si gioca la quarta, ma si è già giocata in effetti la quinta settimana scorsa e settimana prossima riprenderemo con la sesta. E però tutto pronto, quindi Leno in casacca azzurra con inserti gialli, mentre per il Cassano casacca amaranto con gli inserti bianchi, quindi la versione light della divisa classica amaranta del Cassano. Tutto pronto, si aspetta solo il fischio dell'arbitro, al tavolo hanno il braccio alzato, siamo pronti, i due arbitri si sentono via interfono e si parte. Leno che inizia con Kirillova, terzino sinistro, posizione centrale abbiamo con il numero 10 Rebecca Farise, a terzino destro dovrebbe essere, mi sembra, no, non riesco a leggere ancora il numero, vediamo, poi intanto segniamo il pivot che è il numero. E intanto arriva il tiro in porta, no. Ma c'è un 9 metri ai danni della giocatrice del Leno, a numero 10 se non vedo male, esatto, numero 10 Rebecca Farise. Intanto Farise, sì. Passi in attacco della Kirillova, quindi parte il Cassano con Jovovic per Montoli, funziona l'asse. Bel passaggio su Montoli che si gira con fare minaccioso e mette la palla alle spalle del portiere. Intanto però di qua subito risponde Leno con Pugliara dall'ala destra. Numero 9 Beatrice Pugliara, mancina dall'ala destra. Siamo dalla parte opposta, però ritmi alti, hanno deciso di giocare a viso aperto fin dai primi minuti. Intanto andiamo a recuperare i numeri di maglia, quindi poi vi daremo il starting seven completo di tutte le due formazioni. Cassano che gioca con Ponti e Piolo sulle ali, Jovovic, Ferrazzi e Laita i tre terzini e Montoli pivot. Ottimo, proprio così. Sara Piolo, nuovo acquisto, 15enne, numero 55 giovanissima, del Cassano, già in Serie A e fa bene. Un tiro gli ha dato fiducia a mister Onelli, ha già giocato qualche istante in Coppa Italia e trasferta di sabato scorso seppur negativa a Ferrara, però ha già giocato qualche spazio di partita ed ora addirittura nello starting seven. Questa è la scelta di Coach Onelli per quest'oggi.
E ancora Segnaleno, 2-2, si va avanti pari. Tanto col numero 43, minuti. Il centrale, vale a dire. Zocca, a ancora. Andreani. No, rinuncia, torna indietro la palla, Laita per Zocca. Arriva Ferrazzi. Tanto giro di palla tra centrale e terzini a preparare il gioco. Parte lo schema. Difesa 6-0 per il Leno in questa prima fase. Cassano che attacca, Jovovic uno contro uno, incrocia con Laita, prova il tiro da fuori ma la palla va oltre la traversa, ma c'è stata una deviazione, quindi riprende il Cassano in attacco, rimane in attacco, due pari punteggio nel frattempo, passivo, attenzione, esce Montoli, Laita, Ferrazzi, Sofia. Jovovic no, cerca per entrare, poi scarica Ponti, l'angolo un po' chiuso, ma è... No, Elisa, ah, no, Elisa Ponti, sì, sì, scusate, Elisa abituato, Ponti. Sono andato di così, ero di abitudine. Sono andato di abitudine, molto bene, Elisa Ponti. Tanto andiamo a recuperare lo... Allora, col numero 43, Andreani pivot, poi da sinistra abbiamo... Olga Lanfredi col 19, Kirillova col 77, centrale 10, Farise. E fa tutto da sola. Kirillova va a segnare. Bello scavalcamento, non riesce a fermarla la giocatrice del Cassano, quindi fa bene. E passa intanto per Zocca, passi, non trova Zocca. Il passaggio. Sembrava quasi un po' confusa. Attenzione al contropiede del Leno. Tenta un tiro in brava Bertolino, non era coordinata, prova a mandare la palla, lamentava un fallo che non c'è stato fischiato dagli altri. Laita per Lisa Ponti, ma il passaggio è fuori misura, fasi un po' confuse, provano, sì, ad accelerare, sì, c'è un po' di confusione in campo in il ritmo le due squadre, ma per ora qualche palla persa, quindi converrà rallentare un attimo, pensarci un attimo su. 3 pari Cassano Leno, 4 minuti e 24 secondi. Le due squadre sono ancora in fase di studio. Tanto il Leno che manovra in attacco. Ancora Kirillova. Però. Palla in attacco. Infrazione di può passi. Partire con il piede del Cassano. Con lancio per Montoli, ma ha capito tutto Lanfredi. Contropiede sventato. Nulla di fatto. Si ritorna nella metà campo del Cassano. Ancora una palla persa. Intanto concludiamo, terzino destro con il numero 13 è Michele Notarianni in campo per il Leno, scusate. Ancora passi di passi. Nulla di fatto ancora per Leno. Terzo fallo in attacco fischiato complessivamente tra le due squadre. Deve approfittarne Cassano con un po' più di concretezza in attacco. Attenzione, invece, quarta. Sfondo di Gloria. Nulla ancora. Blocco irregolare, sì. Momento veramente di caos in campo, appena cominciato, di solito queste cose succedono quando comincia a esserci un po' di stanchezza invece. Vabbè, intanto però Leno va con un bel contropiede, ora della fine, 3-4, nulla può Bertolino, dunque mette la testa avanti Leno, 5 minuti e 40 secondi del primo tempo. Sì, bisogna ritrovare un po' di lucidità, per ora si è cercato... di giocare a ritmi alti, ma se corri veloce ma non ti porti dietro la palla non si fa nulla di buono, insegnano sai i manuali. Lo dico. La palla è sempre fondamentale, portarsela dietro, mandarla in quella rete lì, che sì, in fondo. Quella lì così bianca, dicono almeno quella sì. lì passivo, tiro che non può impensierire il portiere del Leno, un contropiede ancora bello il sofferto, lancio per Pugliara. Ma arriva Pugliara, però non finisce fuori porta, attenzione dal fischio fallo. Fischio non mi piace, infatti 2 minuti per Laita, viene dato il vantaggio, quindi il fallo era precedente al tiro, poi scusate, viene assegnato un tiro di 7 metri, quindi fallo sul tiro di Pugliara da parte di Laita, quindi 2 minuti e Kirillova che si porta sulla linea dei 7 metri, vediamo un po', opposta a Bertolino, tutto pronto, indicazione al tavolo, arriva il fischio dell'arbitro, eccolo qui. E gol, rete 3-4,
Partita equilibrata a questo momento, ma come ci faceva notare qualcuno, sono passati solo 6 minuti e 35 secondi, quindi noi siamo partiti un po', come dire, concitati, ma è ancora lunga. Zocca, Michela Cobianchi, Sofia Ferrazzi, riceve Gloria Montoli, ancora per Michela, arriva fino a Sofia, sale Elisa ma non riceve. Passaggio, bel passaggio al pivot. Jovovic per Montoli, però fa pesare il suo fisico, ma guadagna solo un 9 metri. Ancora non si era girata per tirare, dunque si riparte. Tanto invita a tenere le mani alte l'allenatore di Leno. Ferrazzi per Cobianchi, subentrato nel frattempo. Passivo, attenzione Jovovic, in respinta, aumento del tiro. Arbitro che invita, intanto è passivo, dunque dobbiamo accelerare le attività. Commette quella Sofia, quel momento di, come dire, di incertezza. Stava aspettando Michela, che Michela aveva capito blocco, e stava andando. Ha fatto un passo di troppo Sofia. Ha fatto un passo di troppo, è vero. E dunque niente, di fatto ancora Leno che ha la possibilità addirittura di mettere 3 gol di vantaggio. Vediamo. E va con un bel tiro dai 9 metri. Ancora Notarianni, credo. 3 a 6. Leno che parte bene. Attenzione. Parte bene il Leno, Nulla da dire. Cassano che deve registrare un po' la difesa, anche però l'attacco. Tanto si torna a girare palla. Sofia per Michela. Torna Sofia, bello suggerimento per Lisa Ponti che torna a Zocca. Sofia Ferrazzi. Prova da fuori, peccato. Ma oddio, la tiro, porta, ci stava, tiro, sì, tiro ci stava. La difesa però era attendista, ha scaricato da lontano, palla che lambisce il palo. Ma tiro ci stava, oltre, però purtroppo non in tanto in andiamo porta a leggervi velocemente quello che è la quarta giornata, che vede Salerno, Ferrara, Mezzocorona, Pontigna, Erice, Casalgrande, Guerriere Malo, Mestrino, Cassano Leno e Cellini Padova, Brixen. Questo è il quadro completo della quarta giornata tra questa sera e domani mattina. Attenzione, poi, palla che sta quasi per pausa, finire. Andremo fuori a leggervi anche la classifica giornata. Nulla di fatto, Cassano che ha la possibilità di accorciare. Deve segnare Cassano, non lo fa da qualche azione. Eccola, Michela. Incredibile, Michela sola sui 6 metri. Un barco improvviso aperto davanti a lei, ma gli finisce la palla sopra la traversa di parecchio. E intanto ancora Leno che perde palla, quindi Cassano che può nuovamente. Sono fasi un po' confusionarie. Non hanno ancora trovato il ritmo partita le due squadre. Intanto Eva Broggi. Inizia il turnover dentro Broggi per Sofia Ferrazzi. Poi va con forze fresche, 20 altrettanto fresche, di provare a cambiare l'esito dell'attacco. Che sanno che è a digiuno da 3-4 azioni. Jovovic 1 contro 1. Scarica ancora per Broggi. Penetrazione, buono! Palo, incredibile, ma tiro da 7 metri. Ma attenzione perché viene disturbata in fase di tiro e dunque tiro dai 7 metri per Cassano, pare volerlo tirare Elisa Ponti, si presenta la linea dei tiri del 7 metri. Tutto pronto. Finta. E niente, pali e traverse oggi sono il leitmotiv, speriamo di no. Non ho capito se Sizia ha deviato la palla, ma mi sembra di sì, c'è stato un tocco lieve ma c'è stato. Quindi Cassano nulla di fatto, rimane a digiuno ed è già qualche minuto, andiamo sì, a vedere. Sì, ma in effetti c'è un po' di stanca in questo momento. Il terzo momento, gol del Cassano, direi, era al terzo minuto, quindi da 7 non segniamo, anzi quasi 8, siamo all'11esimo. Tanto è Leno a fare che qualcosa. Punteggio bloccato sul 3-6, però prova lo scavalcamento, viene fermata da Eva Broggi in questo caso, che va a raddoppiare su di lei. È uno sfondo, no 7 metri tiro dai 7 metri, tiro dai 7 metri, sono rimasti tutti
come dire, un po' attoniti. È bello che sono partite tutte in contropiede, le giocatrici dell'Eno anche sì, sì, infatti, erano convinti. Nessuno tutti. Ha pensato ai 7 metri, neanche sì, vabbè. Okay. E quindi si va al tiro dei 7 metri. Bertolino pronta. Arriva il fischio, così. Non, senza finta. Sembrava una finta, in realtà lascia andare la palla all'ultimo secondo e sorprende Bertolino, dunque 3-7 fa un massimo vantaggio Leno più 4. Inizia a diventare pesante il mismatch. Attendiamo la reazione di Cassano. Intanto Zocca prova a passare. Doveva tirare, ormai era sola sui 6, ha cercato ancora era dentro, sì, poteva sicuramente tentare il tiro. Broggi 1 contro 1, scarica ancora per Jovovic, che ancora scarica verso Piolo. E va, che bello! Finalmente ci sblocchiamo dopo 9 minuti. Che bel tiro. Torna in rete Cassano, ancora con Chiara Piolo. Molto talentuosa questa Aletta. E poi da fuori Notariani ancora in doppio appoggio. 3-8, tengono i più 5 Leno, 12 minuti e 30 secondi del primo tempo. Cassano che deve ancora carburare. Tanta fatica per segnare, finalmente dopo tanti minuti invece Leno in pochi secondi trova subito nuovamente il più 4. Michela, passaggio per Lisa Ponti che va, bello suggerimento di Michela per Lisa che va a tirare con ampio spazio, con margine di manovra e segna la rete numero 5. Attacca, opsi, poi scivola da sola Farise, regala palla a Cassano, contropiede, ma peccato. Palla troppo lunga, già il secondo contropiede. Questo con troppa sufficienza perché Lisa Ponti era in vantaggio. Sì, era leggermente palla... in vantaggio, ma neanche tanto. Però la palla non è stata però, diciamo, passata avendo in modo preciso. Una giocatrice all'esterno, il passaggio deve essere più verso l'interno in modo certo, che per dargli opportunità Lisa avesse il vantaggio di posizione. Di dominare col vantaggio. Vabbè, nulla di fatto. Si ritorna in difesa per il Cassano. Leno che attacca. Alto esce pivot. Kirillova. Bertolino, attenzione, para, Michela listissima. Michela listissima a recuperare la palla. Seconda fase veloce, suggerimento. Piolo. Cerca più palo questa volta, trova il palo, sì. Poi la respinta è favorevole a Leno, anzi si butta. Tira sul primo palo e non sì, riesce a c'era il varco, questa però. Questa volta Sizia aveva coperto il secondo, ha dovuto cambiare il tiro sul primo. Un po' successo il varco ma c'era, ma fin troppo, non è riuscito, che... infatti si rammarica, ma insomma va bene così. Ora importante per Cassano difesa, chiaramente Leno sta tanto organizzando. Leno ha cambiato la giocatrice centrale, vediamo Maria De Angelis con il numero 23 passivo, attenzione Notariani, bello ancora bello il numero 13, il cambio di direzione consecutiva. Forse poteva esserci uno sfondo, insomma era da qui. Al limite però. E poi tiro in doppio appoggio di Cobianchi, ma questa volta è centrale. Poi sulla respinta di Sizza c'è un retropassaggio verso l'estremo portiere bresciano. E quindi possesso palla restituito a Cassano, che però ha sempre 4 reti da recuperare quando siamo a metà del primo tempo. Attenzione perché ci si bisticcia, allora c'è un giallo su Kirillova perché tirava la maglietta. Sì, l'ha disturbato Montole, quindi ritenuto tirava, eccessivo. Tirava la maglietta alla povera Gloria. Il contatto dagli arbitri, quindi punito. Tanto 15 minuti e 24 secondi del primo tempo. 5-9 il punteggio, più 4 per Leno. Cassano che deve ancora trovare la giusta interpretazione, intanto Brogis... così prende quasi la traversa, ancora dei la tiri scheggia. Forzati non precisi, la scheggia che sanno qui no invece Notariani ancora, ha la mano calda perché sì. Terza rete consecutiva praticamente uguale in doppio appoggio, doppio appoggio lanciata primo e terzo da fuori completamente. Zocca guadagna un tiro dei 7 metri. 5-10 è un divario che sta inatteso, così insomma dopo 16 minuti di gioco non era nelle aspettative.
Intanto va Cobianchi dal... Cobianchi dopo l'errore precedente. E va subito. E si fa parare, continua la maledizione dei tiri dai 7 metri, 0 su 2. Questa è effettivamente... è vero, col tiro dai 7 metri Cassano quest'anno soffre. Tanto invasione del pivot, blocco irregolare, invasione però da di fatto che l'esplicito possa superare Cassano. Cassano che deve cercare il gol non dai 7 metri ma su azione. Perché tanto 7 è rientrata metri... Laita a posto, sì, di Zocca. Vediamo un po' di turnover per Onelli, ovviamente non è contentissimo di questo inizio del match da parte delle proprie ragazze, però sta provando a effettuare dei cambi, uno per tenere il ritmo alto, due per cercare di trovare soluzioni tattiche più efficaci di quelle viste fino adesso. Laita per Boggi, Cobianchi, penetrazione, ancora tiro parato. Il tiro non era forte, insomma, si è trovata nell'opportunità di tirare, non era proprio coordinatissima, si è posizionato bene il portiere. Attenzione, siamo già alla parte opposta, Pugliara. Allunga il vantaggio Leno. Ed è costretto, e arriva un time out. Onelli, ci sta. 5 a 11 più 6, sì, massimo vantaggio del Leno. Sì. Andiamo velocemente a leggere la classifica proprio per aggiornarvi. Iomi Salerno 24, Brixen 23, Mestrino 22, Pontini a 20, Casalgrande e Cellini Padova 15, Ariosto Ferrare, Cassano e Erice 12, Leno 5, Guerriere Malo Mezza Corona 4. In virtù di questa differenza forte in classifica, Cassano 12, Leno 5, ci si aspettava una partita un po' più in controllo da parte del Cassano, però non stiamo segnando in attacco, quindi il nostro attacco è decisamente sterile, anche due errori dai 7 metri, e invece Leno sta tirando con percentuali ben più alte, finora si è meritatamente guadagnato questo più 6 che vede addirittura con il più del doppio delle reti segnate rispetto agli Amaranto. Eh sì, non effettivamente va assolutamente no. Diciamo che è un momento che ha bisogno, insomma, di essere verificato. Adesso intanto sono arrivate le indicazioni da parte di Onelli, vediamo. Le ragazze tornano in campo, pronto a riprendere il gioco. Attendiamo il fischio dell'arbitro dopo il segnale da parte del tavolo, eccolo che arriva, si riprende. Tanto in campo a parte le Cassano, le stesse che sono uscite prima, sì, del time out, quindi non ci sono cambi al momento strategici. Ovviamente sarà solo un tentativo di cambiare a livello tattico, magari con nuove situazioni in difesa, soprattutto dal lato di Notariani, bisogna fare qualcosa di diverso. E Broggi intanto si inventa questa rete con la finta di tiro e poi il palleggio in area, intanto perde palla a Leno. E dunque regala questa non ulteriore c'è fallo, opportunità. Si mette la panchina del Leno con Bravi, però gli arbitri fanno segno che si può giocare. Palla recuperata e dopo il gol di Boggi si può cercare di limare ulteriormente la differenza gol. E sono 12 minuti prima del fischio della fine del primo tempo, dunque c'è ancora Broggi, c'ha il braccio caldo, si sta prendendo la responsabilità di riportare avanti le compagne. Brava Lisa a sporcare questo pallone, però arriva lo stesso, brava Pugliara su questa palla sporca, riesce a prenderla, fare quei tre passi per andare al tiro ed effettivamente mette a segno la rete, 7 a 12. Sì, per Pugliara è la terza rete su tre palloni, due serviti e uno se l'è andato a recuperare lei, questa palla vagante ben recuperata. Cassano deve cercare di essere più incisivo in attacco e un po' più attento in difesa, perché stiamo lasciando gol troppo semplice. Ancora! Allora insiste finché c'è, dice ne ho, vado io. Adesso però importante registrare la difesa, perché queste sono situazioni che poi vanno sfruttate. Dunque per recuperare il gap sono ancora quattro allora reti. Possiamo indovinare la tattica di Onelli, molto semplice, date palla a Eva che carica. In questo momento sicuramente può essere così, poi chiaramente ci vorranno la palamano anche... non è così semplice. Ci vorranno anche altre soluzioni, immagino. Anche perché ovviamente il Leno prenderà delle contromosse. Contromisure, certo. Attenzione. Tanto
Cassano tanto continua a cambiare i centrali Giovanni Bari, perché ancora palla a Leno, rimette dentro Rebecca Farise, attenzione perché è passivo per Leno, sì. Quindi deve organizzare rapidamente l'azione d'attacco, attenzione da fuori, fuori e ancora niente. Non riusciamo a difendere sul terzino destro, attenzione Michele Notariani numero 13. Quante reti ha già fatto? Me ne ha già fatte diverse. Vado a verificare perché mi sa che non ce le sta segnando correttamente. Numero 13 del Leno. E intanto è Cassano che si organizza. Broggi, Laita, Cobianchi. Diciamo che hanno dei numeri sulle maglie un po' complicati. Stavolta prende la traversa. Silvano è il 13, non è il 19. Contropiede, Pugliarra e va. Siamo a 5 reti per Notariani, andiamo a Cesare, qualche di Cesare. E Leno che allunga di nuovo più 6, sì. Aveva accorciato un attimo Cassano. Sembrava Cassano. Che Cassano stesse reagendo, invece è riuscito Leno di, come dire, a fermare questo tentativo, quindi Cassano che deve ripartire, ma tutto sommato così, forse più la difesa in questo momento che si sta facendo. Sì, poi ovviamente i palloni persi in attacco che vengono sfruttati. E va, Michela, tiro Sornione, va... Questo è un suo marchio di fabbrica. Dunque... Doppio appoggio. Attenzione perché Leno già riparte in velocità. Ancora Pugliara, che questa volta viene gestita e deve fermarsi, ripartire. Kirillova, Farise, doppio appoggio. Non trova la porta. Comunque faceva buona guardia Bertolino. Anzi, probabilmente anche deviato il pallone in maniera decisiva. Seconda fase Cassano. Cobianchi, del meno 4, Laita. Laita. Tiro dei 7 e un 2 minuti. Esatto. Fallo tiro del 7. La notizia positiva è che 2 minuti alla Notariani, quindi almeno per i prossimi viene meno uno una, due attacchi il bomber, viene meno il bomber e quindi abbiamo altro di cui preoccuparci, sperando che non ci sia giocatrice. Intanto di pari questa volta livello. Va Eva Brogi alla linea dei 7 alterna metri. Alle tiratrici, sperando di trovare finalmente una palla in fondo al sacco. Tutto pronto, aspettiamo il fischio, arriva adesso. Vai, va, finta. E va, schiacciata. Tocca a Martina Sizia, ma questa volta non riesce a fermare il pallone. 10, mentre Cassano si sblocca anche dai 7 metri. 1 su 3 fino adesso, ma si può fare meglio. Ora difesa che deve effettivamente cambiare registro. Infatti invita Onelli le ragazze a così ad alzare il livello di aggressività e di efficacia. Tanto da fuori e va Bertolino, tocca Bertolino, spizzica QB perché quella palla poteva entrare, anzi era destinata a varcare la linea di porta. Cassano che deve ritrovare la determinazione che ha messo in campo nel finale del giorno d'andata, ricordiamo 4 vittorie in fila tra novembre e dicembre, poi dopo la pausa invernale solo sconfitte in Coppa Italia. Ecco, bel suggerimento. Ma... cerca ancora il primo palo. Ma peccato perché c'era veramente tanto secondo palo. È chiaro che fosse stata invitata, sì, però sì. Effettivamente... C'era anche spazio sul primo. Ha chiuso troppo perché ha chiuso col polso. Ma... Allora, portiere l'ha invitata a tirare lì, su questo non c'è dubbio. Però ragazzi, è già la seconda volta. Ha funzionato. Time out Leno. Questa volta da parte di Giovanni Bravi, 10-13 il punteggio. Come mai? Sì, credo che manchi un gol sul tabellone. No, prima era 14, corretto. Quindi o l'ultima rete non è stato convalidato, oppure adesso vedremo se verrà rettificato il tabellone. Perché vediamo, io perché il tabellone ho 14 sia da parte di Davide sia da parte di Silvano. Quindi vediamo se si tratta di un nostro errore. Vince il tabellone. Esatto, là, viene corretto ecco. Il tabellone. Vince il tabellone che però si corregge e quindi corrisponde, abbiamo segnato correttamente. Vabbè, intanto time out, coach danno indicazione, arriva l'urlo di battaglia del Leno e così subito dopo quello del Cassano, le giocatrici rientrano in campo, tutto pronto per cominciare. Per giocarsi questi ultimi 7 minuti abbondanti del primo tempo, poi ci sarà il classico riposo tra i due tempi e poi ritorneremo in cronaca.
per goderci il secondo tempo tra Cassano e Leno. Riprende a giocare Leno. Tanto giro di palla, risale l'ala, fate lo schema, Pugliara viene fermata da Laita. 9 metri. Ora passaggio per l'ala e pallonetto preciso, bello, con il numero 19 Olga Lanfredi va a realizzare questa bella rete, più 5 nuovamente. Per il momento Leno tiene il vantaggio, 6-5, però rimane lì. Cassano deve soffrire, ancora possibilità di far sua questa partita, c'è ancora tutto un tempo a giocare, sì, però sì, Leno sicuramente con piglio maggiore vuole questi due punti, lo sta dimostrando fino a questo momento. Eva Broggi, Michela, riceve Laita, Michela, il passivo, ecco. Miseria, fa buona guardia Stizia, quindi nulla di fatto. 10-15. Attenzione, sono già parte. È bello il passaggio, ma c'è Bertolino. Meno male. Che suona la carica. Le ragazze del Galla, Cassano. Però adesso bisogna segnare, ragazze. Sveglia, forza. Laita. Trova ancora un incredibile parata di Stizia. Ancora il portiere sugli scudi. Sì. Tanto va Pugliara, però si ferma. Preferisce l'azione organizzata, soprattutto visto il vantaggio, inutile correre. 5 minuti e mezzo al termine del primo tempo, sempre più 5 per Leno, sempre Cassano che insegue. Tanto arriva a sostegno per le ragazze del Cassano. Sì, doppia fischiata, sì. Pasticcia in ricezione. Non era molto evidente, ma c'è stato questo rimpallo tra le due mani, se ne accorge l'arbitro, concede palla a Cassano. 5 minuti al termine del primo tempo. Laita, lei che deve cercare di sbogliare la matassa, trovare nuove idee per cercare di superare l'ottima difesa fin qui dell'Elo, perché stanno difendendo molto bene le pesciane. Bello su Gino! Dentro Giulia Mina, che meno male, però che sua fortuna perdendo la palla involontariamente la finisce della palla sui piedi dell'avversario. Sì, buono per il Cassano in questo caso. Michela Fintona, ciaone, e se ne va proprio lasciando sul posto il diretto difensore dell'Eno. Trova il varco e questa volta riesce a finalizzare, perché prima azione identica precisa, però poi il tiro era stato neutralizzato da Sizza. Questa volta riesce ad angolare per superare l'estremo difensore dell'Eno. Si dice lenese, giusto? Immagino, si può dire. Mi cogli impreparato. Ci avventuriamo. Mi cogli impreparato. Tanto va in rete ancora la squadra. E va ancora Michi. Spinge Michi, che ora in questo momento è on fire. Il capitano, 17, con Michela Cobianchi. Prova a suonare la carica. Leno con Farise. Kirillova, uno contro uno. Scarica Lanfredi, risale. Ancora Kirillova. Perde pasticcia palla. Con la palla, attenzione, c'è un contropiede possibile. Milan, Laita. Brava Milan, bel passaggio preciso. Palla ancora. Riesce a recuperare la palla. No. Troppe palle perse, ragazzi. Il palo ci può stare, però Milan recupera il pallone, ma non riesce poi a indirizzarlo verso Cobianchi. Si rammarica e il capitano va a rincuorare la giovane compagna. Gli dà il 5 per dirgli dai, fa niente, giochiamo. Siamo ancora lì, 5 reti a recuperare. 4. 12-16, 3 minuti al termine del primo tempo. Leno che conduce di 4 ed è in attacco in questo momento. Attenzione, palla Pugliara, la tiene in campo, poi prova l'uno contro uno. Viene fermata da Ponti, ma 9 metri. Kirillova! Indovina, un tiro sotto mano. Molto bello. È molto angolato, non riesce. Si allunga e spaccata Bertolino, ma non ci può arrivare.
Broggi, ancora. E ancora Sizia, ma che parata intanto che aveva fatto, incredibile ragazzi. Ovviamente aiutata dal fatto che Broggi fosse sbilanciata, ma il tiro era ugualmente potente e preciso. E sarà la stessa Eva a riprovare il tiro del settimento, visto che è l'unica che finora è riuscita a marcare gol. Nonostante sia lei che ha subito il fallo, si tende a evitare, però... Così, pronti via, però la palla non finisce in porta. Poi la parata di Sizia finisce in fallo laterale. Diciamo c'è una regola non scritta che chi subisce il fallo non dovrebbe tirare il rigore. Viene applicata questa, da 40 anni. Questa non la sapevo. No, da quando giocavo io, quindi una regola. È una regola che vi siete inventati voi. La regola inventata praticamente. Vabbè, intanto Cassano ancora con l'opportunità di giocare in attacco. Cobianchi fa la finta e va. Ha toccato anche questa. Anche Sizia, questa ha toccato, ma non riesce a fermarla. Di mestiere, Michela la mette in porta e dunque 13-17. Dalla parte opposta. Farise, sfondamento, sfondo, brava Broggi. Brava Broggi a pararsi davanti a trovare la posizione, sì. Riuscire a fermarsi prima del contatto. Cobianchi, seconda fase per Laita, ma ha capito c'era tutto. C'era Gloria lì, bella precisa. Poi Pugliara ruba palla e lancia Farise, che non era ancora tornata, e questo si dimostra un assist per Pugliara, che non poteva più palleggiare, però visto la compagnia un libera. Minuto al termine, sempre più 5 Leno, nonostante tanti tentativi da parte di Cassano da meno 4 a portarsi a meno 3, niente, nulla di fatto per il momento, rimaniamo lì, ma comunque il tempo c'è. Abbiamo ridotto a meno l'emorragia, però quel gap di 4-5 gol non riusciamo a chiuderlo. Quantomeno abbiamo evitato che aumentasse ancora, però passaggio per Lisa Ponti che non arriva, diventa ancora un contropiede palla persa di in attacco. Cerca un pallonetto, sì, ma sbaglia la misura, palla che si perde sulla traversa. Sì, peraltro Bertolino non mi sembrava in posizione da fare questo. Ha accennato l'uscita, ma è rientrato, ovviamente sì. Questo ha ingannato la quindi giocatrice. Fosse anche lenese. Riuscito, mi sa che Bertolino era lì precisa, Bianchi, Broggi 10 al termine, prova, va 9 metri, 4 secondi, 3, 2, 1, niente. Ha dovuto andare al tiro forzatamente perché il tempo stava per concludere, quindi Cassano che non ha disputato un primo tempo brillantissimo, qualche errore di troppo, qualche palla persa, qualche tiro un po' forzato. Leno all'inizio ha sbagliato qualcosina anche lei, ma hanno trovato prima delle nostre il modo di rimettersi in carreggiata, quindi si sono guadagnate meritatamente il vantaggio 5 reti con cui si va all'intervallo e su 13-18 noi ci prendiamo qualche minuto di pausa. A fra poco. Ciao. A dopo.
Eccoci. Tutto pronto qui a Cassano per cominciare con il secondo tempo. Cassano già sulla metà campo. Ecco che arriva il fischio degli arbitri. Secondo tempo in cui il Cassano deve recuperare, primo tempo decisamente meglio Leno, dicevamo una prima fase in cui ci sono stati errori da ambo le parti, però Leno ha ritrovato molto più velocemente la retta via e quindi si è guadagnata questo vantaggio di 5 gol e ora aspetterà Cassano ricucire il gap. E va intanto con Jovovic. Sì, ne approfitta, trova il varco, va. Intanto vediamo anche Gozzi all'ala sinistra. E intanto arriva questo bel passaggio al pivot che si gira. Velocemente il numero 43, Sarandreani, risponde al gol di Jovovic. Ancora, ma siamo già Jovovic. Di qua, Jovovic può accelerare. Questa volta la stessa Andreani va a chiudere. Intanto arrivano le indicazioni alla panchina. Giovanni Bravi si è fatto sentire. Jovovic, ancora cambio di direzione per Broggi che entra, attenzione, 7 metri e credo anche 2 minuti ai danni sì, di Kirillova. È andata con una spallata, diciamo così, voleva essere un tentativo di prendersi sfondo ma era un filo in ritardo, si è trasformato in una spallata al tiro mentre era al tiro e va Broggi, dunque Cobianchi va. Sarà sulla Cobianchi, linea dei 7. Quarto tiro dai 7 per Cassano, anzi quinto. Fischi e va e realizza ancora meno 4. Leno si porta sulla metà campo, fischio che arriva, ovviamente non c'è fretta da parte della Leno che organizza con calma l'azione visto il più 4 e soprattutto l'inferiorità numerica. Tanto Leno ha effettuato anche un cambio tra i pali, quindi con numero 21 abbiamo Giorgia Convalle, estremo difensore della squadra bresciana. Attenzione Notarianni per Pugliara, si prende il tiro Pugliara e fa bene. L'angolo sembrava stretto ma trova il varco tra le mani di Bertolino che ha provato, ha bozzato una parata più sul basso, però invece Pugliara mette la palla alta e riporta più 5 la squadra lenese. Jovovic, passaggio a Montoli che viene spinta da dietro, poi cadendo va a urtare contro una giocatrice del Leno. Ad ogni modo 9 metri già battuto Jovovic. Cobianchi, Jovovic, finta, entra, cambio direzione fulminante per lei. 16-20 il punteggio, sempre a favore del Leno. Sì, Cassano trova con maggiore regolarità il gol, però deve cominciare a non subirne. Leno ha trovato prima modo di segnare anche in inferiorità numerica. Ancora 20 secondi, poi Kirillova rientrerà sul terreno di gioco. Nulla di fatto, dice l'arbitro. Andiamo a Poi ingenuamente si lamenta e si errore di Rebecca Farise, perché potesse in maniera plateale proprio parlando all'arbitro e deve aver detto qualcosa oltre le righe, perché l'arbitro non ci ha pensato due volte. 2 minuti e quindi per pochi secondi, 10, ci sarà una doppia superiorità numerica. Cassano dovrebbe cercare di sfruttarla ma sta già finendo, sembrano gestirla con tranquillità. Ci ha provato Broggi ma si deve accontentare di 9 metri e quindi può rientrare Kirillova, però si rimane in superiorità numerica. Diciamo che quantomeno non abbiamo subito gol e quindi qui c'è la palla del meno 3, quindi un mini break sfruttando appunto i 2 minuti di Kirillova, poi invece passi di Broggi che lamentava anche una spinta ma così non c'è stato, poi contropiede, guarda, tac, tetto, brava, pallonetto, ma l'avevo già vista dentro, invece bravissima ancora Broggi, guardate i portieri protagonisti. Si era liberata bene questa volta, ma brava. Oh, poi guarda Broggi, incredibile! Come si va a riprendere questo gol, come dire, io questo lo devo segnare.
Grossa ingenuità delle giocatori, delle giocatrici dell'Eno, perché dopo la bella parata di Convale, che aveva neutralizzato un'ottima penetrazione e di meno 3 Poggi, per il Cassano, perdono palle in maniera ingenua, restituendo la stessa Eva che questa volta spara un cannone proprio per rabbia, per sfruttazione, però porta meno 3 le sue. Mini break Cassano, tanto prova a prendere lo sfondo Gozzi, palla Jovovic, però la stessa gli ha toccato i piedi, quindi rimane in attacco Leno. Attenzione, intanto redarguisce le due giocatrici l'arbitro, perché ha visto che c'era un po' di astio, quindi invita alla calma. Sì, dopo che il gioco è ripreso le giocatrici hanno continuato a battibeccare, quindi l'arbitro ha detto ragazzi stiamo calme, giochiamo, pensiamo a giocare, basta, possibilmente in silenzio, grazie. Ripreso il gioco, prova con Bianchi Notarianni, intanto è entrata nel ruolo di centrale, la palla poteva quasi De Angelis, entra, bello ed è ancora Notarianni, sì, sicuramente il miglior giocatore di meno, ragazzi. Vabbè, sul cambio di direzione, sulla finta cambio di direzione non ce n'è. Sia Jovovic che Broggi in questa specialità movimento lo sanno fare benissimo. Qualche volta ci ha messo una pezza i portieri, prima Sizia e poi adesso Convalle, però diciamo a livello di difesa non hanno ancora trovato le contromisure a questi cambi di direzione delle giocatrici Amaranto. Andreani viene fuori con Notarianni, Kirillova scarica a sinistra, palla arriva, doveva arrivare all'ala ma poi si perde, contropiede, palla lunga, no, è giusta. Allora il tiro, il passaggio del portiere è stato millimetrico, ma brava Gozzi a dominarlo quel passaggio lì. Adesso perché si lamentavano che la giocatrice Cassano Montoli, credo fosse passata sulla linea mezzo, di battuta, però mezzo, quando la palla ha beccato la schiena di Gloria era già oltre la metà campo, quindi era un passaggio sbagliato. Allora intanto hanno sfondato la resistenza psicologica del 4 e quindi da 3, da meno 3 a meno 2, 19-21, ma Leno sta attaccando. Tanto provano 9 metri. Intanto c'è temato Giovanni Bravi perché ha visto le sue ragazze sciupare il vantaggio accumulato nel primo tempo. Massimo era più 6. E quindi Cassano è arrivato a meno 2, onde evitare di lasciare andare il Cassano, che è sicuramente una fase positiva, ha preferito fermare il gioco e parlarci su. In effetti è un bel break per Cassano, che si riporta sotto avendo poi a disposizione anche una elevata quantità di tempo per provare anche a riagguantare Leno e magari qualcosa di più. Toccherà a Leno ovviamente opporsi a questo tentativo da parte della formazione cassanese. Sì, diciamo che la classifica diceva che in teoria la partita, giocando appunto in casa, doveva farla il Cassano, si pensava al Cassano con quel margine di 3-4 gol, invece così non è. Cassano viene da un periodo non positivo, e Leno è disperata a caccia di punti, ha trovato la determinazione sicuramente in anticipo rispetto alle nostre giocatrici e sta provando a fare il colpaccio, sarebbe una vittoria importantissimo per la classifica del Leno. Ricordiamo, Leno a 5 punti davanti a Guerriere Malo e Mezzocorona a 4, retrocedono una diretta, quindi fare punti qua a Cassano per il Leno sarebbe una grossa boccata d'ossigeno. E sicuramente nel primo tempo ha dato questa indicazione. Ora sta al Cassano dimostrare di averne di più e ricucire il gap e poi allungare. Andreani, Notarianni, Kirillova, gioca veloce Leno, buono giro di palla, fa lavorare la difesa, Kirillova cerca uno contro uno, ancora Notarianni, palla Andreani e credo che sarà un 7 metri, sì, e anche 2 minuti a Gloria Montoni. Ottimo l'attacco del Leno, giro di palla preciso, perfetto. Da manuale, fai muovere difesa, fai le stancare, poi quando acceleri il classico on plane, tiro dai 7 metri, 2 minuti per l'avversaria. Onelli si gioca la carta Lice Milan, che proverà ad opporsi a Notarianni. Vediamo.
Tocca Alice, ma che miseria, tiro palla fortissimo, molto potente, sì, di Notarianni. Brava Alice, c'era. Intanto sfruttiamo l'assenza del portiere per tornare in parità numerica in attacco. Ovviamente 19-22 punteggio, tattica sempre 3. Un po' pericolosa, diciamo, no? Sì. Bisogna essere molto bravi a rientrare per tempo. Intanto andiamo di nuovo in campo Sofia Ferrazzi, prova a fare un po' di turnover Ronelli. E va Jovovic, decisamente meglio questo secondo tempo. Ho visto Castano, un doppio fischio, c'è un due minuti a numero 10, credo, sì, quindi a, cioè i due numeri 10, sì, sono entrambi Rebecca Farise, sì, è un numero che pesa sulle maglie, calcisticamente sì, parlando, calcisticamente parlando. Va bene, quindi parità numerica. Stabilita parità numerica, quindi Cassano fa addirittura un cambio attacco e difesa, dentro light up per Ferrazzi. Probabilmente andrà magari in 5-1 o in qualche marcatura uomo quando sarà ristabilita la parità numerica stessa. Cassano perde palla, Chirillova. È un contropiede per Gozzi. Sì. Va a cercare la cosa più difficile. Cassano meno uno. È andata a tirare dritta per dritto saltando verso il portiere, poi nel momento in cui il portiere si è deciso a muoversi, alzare una gamba, l'ha punita su quel piede, però ha fatto la cosa più difficile Giulia, però finché la palla va in fondo al sacco che è sempre ragione qui. Sì, questo è sicuramente un detto, è un'altra di quelle regole non scritte. No, non è un'altra, questa è una regola non scritta, a differenza di quella che hai detto tu prima, che era assolutamente inventato. No, io ho allenato per X anni. E ti sei inventato anche, no, chiaramente. Non si faceva mai tirare il rigore che va subito, no, a farlo. Tu non lo facevi. Ma no, era un'altra cosa, mi hanno insegnato, me la sono inventata. Vabbè, io. Dai, intanto qui Leno che batte su 9 metri. 8 minuti e mezzo del secondo tempo. Cassano che è risalito. Notarianni. Oi! Tenta a sorprendere. C'è stata anche una deviazione di Borgia, si è visto male, però non si è fatta sorprendere Bertolino. Brava Bertolino. Ed ora abbiamo ancora 40 secondi di superiorità numerica nel tentativo di andare a segnare il gol del pareggio, quindi Cassano che in qualche modo è riuscito a riaprire il match. È ancora lungo, ancora non si è fatto ancora nulla, però quantomeno non abbiamo più la spada di Damocle delle 5 reti da recuperare, per ora ce n'è una. E c'è possibilità, arriva adesso dritto per dritto, viene parato il tiro, Gozzi, però respinto, prova Gozzi ancora, ragazzi, è incredibile, però con Valle e guadagna, però c'è tiro un tiro dei 7 metri, c'è Eva Brogi che si tocca un fianco, sì, è stata toccata duro al momento del tiro, ha preso un colpo cadendo. Ancora Michela Cobianchi, numero 17, contro con Valle. Va subito ed eccolo qua il pari al Cassano, eccolo qua, l'attendavamo ed è successo. 22 pari, Cassano la raddrizza, ora bisogna mettere la freccia e superare. Ovviamente noi siamo qua belli seduti tranquilli. Però sicuramente il Cassano in quel secondo tempo ha ritrovato la lucidità sufficiente, cosa che nel primo tempo non aveva. Attenzione Gozzi, va a cercare uno sfondamento che forse è troppo evidente, sì, la ricerca dello sfondamento, perché effettivamente era ben eseguito, ma attenzione, troppo accentuato. Andreani, dopo aver realizzato il gol, ha rischiato di rubare palla, poi in qualche modo Jovovic e Cobianchi riescono a gestire, però nel frattempo difesa si è schierata, quindi attacco in quarta fase per l'Amaranto. Tabellone Davide. Ancora un palo, un pizzico di sfortuna quest'oggi. E intanto che succede? Tiro dai 7 ancora. Tiro di Gozzi sul palo. Attenzione, sulla respinta, perché è la più veloce. C'è una lamentazione della panchina che diventa un giallo. Viene ammonita la panchina, esatto. Dicevamo tiro di Gozzi stampato sul palo, la palla viene dritta per dritta su di lei. Sulla respinta subisce fallo, quindi nuovamente 7 metri, ancora a Cobianchi contro Combale. Nel frattempo protesta da parte della panchina del Leno e giallo alla panchina. Tutto pronto per tiro dai 7 metri. Si va. Fischio dell'arbitro. Michela va subito e sta insistendo
sul lato sinistro. 23 pari, 10 minuti della... Abbiamo migliorato leggermente le statistiche, siamo sì, a 4 su 7. Tiro dai 7 sicuramente diciamo, è stato migliorato al, momento. Poi attenzione, Kirillova stava nuovamente perdendo la Pugliara, palla. Pugliara, questa volta Bertolino, bravissima, impresa. Chiama il lato e lo va a coprire. Cassano impresa che attacca, con i piedi. Cassano che va, attacca per possibile vantaggio. C'era... E ancora tiro un 7 metri conquistato da Cobianchi. Si lamenta la ragazza dell'Eno di questa continua intanto come dire, viene fermato il tempo, elargizione di tiri dei 7 metri, sì. Ma evidentemente tanto li sbagliamo, quindi non è vero, non è vero, non è vero al tanto momento, poma non la carta così. Del cambio portiere, quindi terzo portiere in questo tentativo di neutralizzare il tiro dei 7 metri dovrebbe essere Selene Franceschini, numero 14. E va, e bella, bella esecuzione di Cobianchi, che questa volta cambia l'angolo in alto a destra, sorprende il portiere, 24-23, testa avanti per Cassano. Vantaggio Cassano, c'era stato anche all'inizio, quindi non è il primo vantaggio, però diciamo... E intanto c'è rigore anche per il Leno, perché la palla era arrivata ad Andreani, che si è guadagnata il diritto di tirare conquistando posizione e palla, e poi viene fermata, quindi tiro dei 7 si ripropone Notarianni contro Bertolino, senza finte questa volta. No, un tiro morbido, sorprende, prende il tempo il portiere che non ha tempo di intervenire. Non riesce a intervenire. 24 pari. 18 minuti scarsi al termine di questo match, partita in totale equilibrio dopo un vantaggio da parte dell'Eno nel primo tempo, addirittura più 6, poi riesce Cassano a riagguantare e adesso va con Jovovic che però non va. Tanto Notarianni tra rigore e tiri in azione è arrivata in doppia cifra, 10 reti per lei. Top scorer, ed eccola qua. Viene deviato anche da mi sa da Eva Brogi. Questa volta col numero 23 è andata a segno Maria De Angelis, ed ora attacco vanificato a Cassano che, attenzione, già secondo attacco di fila sprecato, quindi non bisogna rismarrire la retta via. Kirillova posiziona le compagne, detta ordine. Si è vista poco in fase di tiro, ma sicuramente utile nel gestire il gioco delle compagne. Brava Michela Bianchi, parte della seconda fase. Montoli Gozzi. Cerca una compagna libera, la trova in Gozzi che va a realizzare per la nuova parità sul 25 pari. Buona la collaborazione delle ragazze del Cassano e quindi si torna in parità. Sì, c'erano due contro uno, Gozzi, cioè scusate, Montoli ha tenuto palla, si è allargata, ha cercato di attirare la giocatrice a sé e poi ha servito Giulia Gozzi completamente sola. Anche questo da manuale. Dopo una bella palla recuperata da Cobianchi. Kirillova, Notarianni, attenzione a tenere doppio appoggio. Non trova la misura questa volta. Forte terzino bresciano. Infatti, seconda fase di Cassano con Jovovic, ancora uno contro uno. Cobianchi, Cobianchi scarica Priolo, non c'è spazio per andare a tiro, a conservare deve... Orco spintonata fuori dal campo. Poi va, si danno la mano, scusa. Priolo però non è o è ceduto, o è ceduto. Non mi è sembrata convinta Chiara. O è ceduto. Va bene, ci sta. Mi è piaciuta la faccia perplessa di Chiara. Cos'è successo? Un attimo fa ero in campo. Jovovic palla per Montoli, non c'è fallo questa volta. Nulla di fatto, attenzione, contropiede Leno. Bisogna tornare. Kirillova porta la seconda fase, Notarianni, Pugliara. Era piuttosto attenzione perché ha visto qualcosa di non buono da parte di Jovovic. Ha giocato di furbizia Pugliara perché è andata lei a cercare il contatto, però a termini di regolamento questo è rigore e due minuti. Absolutely. Quindi è tiro dai 7 metri. Brava Beatrice Pugliara, un po' ingenua Jovovic dal lato della sua esperienza. Non doveva incappare in questo errore, però ormai è fatto. Cerchiamo di andare avanti. Tanto Notarianni realizza. Bel gol, sì. Bello teso, preciso. Ha variato molto nei rigori, ha fatto finte, tiri forti, tiri piazzati, tiri appoggiati, quindi
ha sicuramente un ampio repertorio nel suo arco e lo sta mettendo e intanto in Lisa Ponti va al centro, Sofia Ferrazzi a sinistra, ci sono dei cambi, attenzione perché siamo anche in inferiorità numerica, non so se stiamo stiamo giocando con la serie player per permettere sesto giocatore in movimento, però porta sguarnita Lisa Ponti, Cobianchi prova il tiro e in doppio appoggio, sì, nel frattempo Piolo andava al cambio, quindi portiere che può rientrare tra i pali. Continua la parità, 26-26. Kirillova e si va a guadagnare un altro tiro da 7 metri, un 2 minuti anche a Lisa Ponte, attenzione perché adesso abbiamo per un minuto doppia inferiorità numerica. E qui stanno volando i due minuti, sì. Proprio c'è stata un'esplosione recente. Prova anche Onelli a cambiare l'estremo difensore, quindi sarà Piatti ad opporsi a questo ennesimo tentativo del 7. Fa turnare i portieri Onelli per Notarianni. Ma il tiro è molto preciso, è ancora forte in alto a destra, nulla può. 26-27, terzo tiro dai 7 metri, terza rete, si è alternata con Kirillova, però nel secondo tempo li ha tirati tutti i Notarianni e 3-3. Cobianchi arriva, Gozzi, attenzione, 9 metri, già battuto a 9 metri Sofia Ferrazzi, Michela Cobianchi, Montoli che guadagna un tiro dei 7, dei 7 per difesa in aria e mi sa che c'è un 2 minuti a no, c'è forse un giallo, no, solo va a redarguire l'allenatore del Leno. E no, eccolo qua, 2 minuti arrivo. 2 minuti. Aveva già ammonito prima, quindi non poteva redarguirlo verbalmente dopo il cartellino giallo, quindi c'è 2 minuti alla panchina del Leno, una giocatrice dovrà uscire dal terreno di gioco, piccola ingenuità da parte di Giovanni Bravi. Intanto Michela Cobianchi pronta sulla linea 7. Questa volta conferma con Valle tra i pali. E va ancora Michela. Direi best performer Michela. 27 pari. 46 minuti e 38 secondi. 5 su 6 dei 7 metri per Michela. Eh sì. E intanto palla che rimane al Leno, in modo, brava Pugliara. Credo che ci sarà una smanacciata, la tiene in campo. Kirillova, Notarianni, attenzione, difesa Bucone, aperta. Bucone. Eravamo in parità numerica. Bucone, bravi a spostare la difesa. Vuole una giocatrice per parte, ma sì. Disattenzione da parte della nostra difesa. Ora proviamo a giocare la superiorità numerica perché rinunciamo al portiere. E poi fra 20 secondi entrerà la giocatrice, quindi avremo una parità, una superiorità numerica de facto, senza essere costretti a rinunciare al portiere. Jovovic entra e realizza, parità ancora. Allora Cassano che ha fatto lo sforzo per raggiungere il pareggio, chiudere il gap, però poi non riesce a scappar via, si continua su totale equilibrio, un gol per parte. 12 minuti abbondanti al termine del match, 28-28, tante reti peraltro. Kirillova. Ah, mamma mia. C'è anche un la due fiera minuti. Veramente dei due minuti. Quanti ne sono stati dati? No. Andiamo a contare. Totalmente, sono veramente. C'è il tabellone pieno. Allora, siamo a 9 assegnati a Cassano e questo è il settimo assegnato a Leno. 16 due minuti. Tanti, sono molto fallose le ragazze in campo. E questa volta Bertolino dice no, da qui non si passa, rimane 28-28. Cassano che attacca, intanto va a sostituire il portiere con un giocatore di movimento e dunque si torna nella metà campo del Leno.
Passaggio all'ala. Sì. Attenzione perché è sbucato qualche parte, ma è tutta la palla viva. Jovovic, beh, questo qui. Questa viene trattenuta. Nulla di fatto. Comunque tiro dai 7 metri, ancora Cobianchi. E ancora con Valle confermata. Vediamo cosa sceglie questa volta Michela. Però va al di nuovo a sinistra. Però va a senza troppe finte, Diciamo che quell'angolino che basso funziona, gli piace particolarmente. Ma anche bello preciso perché ne ha fatti 4 lì. Sì, sì. Tutti a sinistra? 6 a sinistra? Ah, mi scusi, lei sembra molto preciso. No, 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 ma lei dica, non c'è problema, con serenità. Va bene, 29 a 28, Cassano avanti, Leno che attacca, gira volta Farise, spaziale. Gran gol di Rebecca Farise. Wow. Difesa a Cassano ancora una volta non precisissima. Wow. Eravamo anche in inferiorità numerica, quindi spazi ovviamente un po' più ampi, questo a parziale scusante. Però bel gol questo. Troppa libertà lasciata centrale del Leno. Cassano che ancora ha 17 secondi di inferiorità numerica, sta giocando senza portiere, poi appena scaduta la sanzione permetterà poi al portiere di entrare tra i pali. Ritorna il portiere in campo, Jovovic ancora. Coglie l'attimo, difesa del Leno distratta. Diciamo che al secondo tempo le difese non hanno brillato, diciamo così. Rete, lascia andare nel momento, se no sarebbe stato un tiro dai 7 anche qui. E magari un 2 minuti, esatto, sì. Che sarebbe stato il 18esimo. Abbiamo visto l'arbitro pronto a fischiare due minuti di rigore, tutto, poi ha tutto. Deciso di dare il vantaggio, quindi ha mollato nel momento giusto. 30-30, 60 reti. 30-30, siamo ancora a 20 minuti. E mancano 10 minuti ancora, sì sì. Ferrazzi per Cobianchi, uno contro uno, ancora Ferrazzi, c'è 9 metri, quindi dice passo, quindi non può dare il vantaggio. Ha tentato di sfruttare la velocità, ma l'arbitro fa ripartire da 9 metri. Chiama a gioco Jovovic, taglia Gozzi a doppio pivot. Jovovic cerca il varco, viene fermata, 9 metri. Ha provato a sfruttare lo sbilanciamento della difesa con il taglio a doppio pivot. Sofia, passaggio. Bello lo scarico per Priolo che va sul secondo palo. Attenzione perché rimane a terra. Chiara però. Aspetta. Credo che abbia picchiato il capo ricadendo, se non ho visto male. Oh, tutto bene. Però tutto si bene, rialza la giocatrice. Si Nulla sono di grave. No, preoccupati tutti. Giustamente. Non è riuscita a frenare la velocità della caduta. Picchiato leggermente però. 31 in grado a 30 di rialzarsi sì, e di sì, restare sì. In campo e giocare. 9 minuti al termine, scarsi in realtà. 31 a 30, Leno che attacca, opportunità ancora del pareggio, insomma partita apertissima, partita che ha cambiato registro nel secondo tempo con Cassano, ancora giravolta, ma questa volta nella Pallosa. Giravolta si scontra con Chiara, quindi doppio colpo con Chiara, sì. Intanto c'è il time out chiamato da Onelli, che ancora non aveva sfruttato il suo secondo cartellino verde. Ricordiamo, poi negli ultimi 5 minuti ne può usare solo uno, quindi ha deciso di giocarselo adesso. La sua squadra comunque è riuscita a ricucire il gap. Una partita da due volti, devo sì, dire. Sì. Primo tempo, Leno indubbiamente dominante sul campo, Cassano diciamo che trovava difficoltà. Un po' troppo brutto per essere, perché ci sono state delle partite recentemente giocate male, ma questa difficoltà in attacco ci sembrava un po' eccessiva, seppur in un periodo negativo, quindi certo. Infatti poi ritrovata probabilmente anche la giusta tranquillità mentale nello spreco, c'era un po' di paura di sbagliare anche a livello psicologico, quindi ritrovata un po' di serenità nell'intervallo, la squadra è riuscita a esprimere una palamano più decisamente piacevole, migliore, anche più efficace, ha ricucito il gap. Ora abbiamo una rete di vantaggio e abbiamo il possesso palla, quindi per la prima volta nel match abbiamo bisogno di portarci su più due, e anche questo a livello psicologico sarebbe un bel segnale. Tornano in campo le ragazze del Cassano e del Leno, qui Cassano che si prepara a ripartire con l'azione offensiva.
tutto pronto per cominciare. Intanto indica il punto di partenza l'arbitro, arriva il fischio e si ricomincia. Gozzi, Jovovic, Ferrazzi, Cobianchi, torna indietro la palla. Intanto arriva il segnale di Jovovic che si accentra, perde palla, contropiede dell'Eno. Sfumo societario del più 2 e Bertolino ci mette una pezza. Sì, tra l'altro nel palleggio ha rischiato anche di perdere palla la giocatrice dell'Eno. Palleggio che non sembrava, a un certo punto sembrava non essere dominato, poi in realtà arriva ma si è un po' sbilanciata. Comunque Bertolino fa buona guardia. Intanto e Pugliara si inventa tutto da sola con una bella, con un bel scavalcamento, finta scavalcamento, va a segnare la rete numero 31, quindi parità. Jovovic ancora lei che si prende questo tiro, risponde immediatamente Cassano, 32-32. Leno invece preferisce ragionare, rallenta il gioco, si organizza. Leno intanto che con il pivot che esce a ricevere, passaggio fuori misura, è un contropiede, sì è un contropiede per Montoli che decide di andare da sola, però non va, c'era passaggio anche per Gozzi, preferisce andare, trova l'ottimo portiere del Leno a opporsi. Rimane così 32-31 con Leno che attacca. Si fermano ancora per ragionare le ragazze in maglia blu e gialla. Classica livrea del Leno. Palla che arriva al pivot. Grande movimento. Attenzione perché rimane a terra la giocatrice del Leno, ma si rialza. Sì. Ha preso forse un colpo. No, tutto a posto. Un po' claudicante, ma riprende posizione in difesa. Si riparte. 32 pari, ragazzi, che partita. 54 minuti oramai, 6 minuti al termine. 6 minuti al termine, quindi la partita è ancora lunghissima e non si accenna a definire un proprietario netto del match. Ancora Jovic, ancora con balle. Attenzione perché spinte loro. Leno può questa volta mettere di nuovo la testa avanti. 6 minuti al termine, Lotariani si lotta in difesa. Tantissime reti, 32-32. Protagonisti non le difese, direi. Protagonista non la difesa. Brava Brogi, prova a prendere uno sfondo ma non viene fischiato. Intanto c'è Bertolino, fa buona guardia, la palla rimane a Leno, passivo. Ma in anticipo Gozzi rischia sì. Di che sfortuna, parata di Bertolino ma poi Andreani sola soletta. Leno di nuovo avanti, rimessa veloce, Jovovic e ancora Jovovic e realizza. Ho perso il numero anche per Jovovic, andiamo a vedere, 8 marcatori oggi, quindi sicuramente 33 pari. E poi ha tirato tanti rigori, ma best scorer è Cobianchi con 12, con 11, mentre da parte opposta abbiamo Notariani con 13, però diciamo nel complesso le difese. Time out Leno su 33 pari. Tanto mancano 4 minuti e mezzo al termine, quindi insomma partita che non ci consente ancora di immaginare come possa finire. Apertissima partita realmente dai due volti, primo tempo Leno ha dominato, secondo tempo Cassano ha recuperato il gap, poi è andata via in parità, sempre più 1-1, parità più 1-1, quindi insomma staremo a vedere. Cassano che ha segnato 13 gol nel primo tempo, nel secondo tempo ne ha già fatti 20, quindi
ha sicuramente migliorato la sua percentuale offensiva, però è ancora lì, la partita è ancora in bilico, anzi in assoluta parità, siamo su 33 a 33. Viste le due prestazioni che stasera meritano entrambe le squadre, chiaramente. Sì, diciamo che forse il pareggio sarebbe una, come dire, un risultato che darebbe così lustro a entrambe le squadre. Staremo a vedere. Decisamente meglio il Leno, più in tempo il Cassano è riuscito a reagire, il Leno è stato bravo perché nel momento migliore del Cassano, quando sembrava che dopo averla raggiunta potesse mettere, scalare una marcia e scappar via, è riuscita ad aggrapparsi al punteggio, quindi ora si sta lottando punto a punto da parecchi minuti e credo che lo faremo anche nei 4 e mezzo che ci separano dal triplice fischio finale. Intanto Andreani, parte Notariani, De Angelis, Notariani, Kirillova, uno contro uno e poi addirittura sì. Allora si è scontrata con il proprio pivot però anche c'era di mezzo anche, diciamo, Michela Cobianchi, sì, diciamo, ovviamente lo sfondamento è stato fischiato ad Andreani su che Michela ha fatto Cobianchi. Un blocco su Cobianchi. E intanto è Cassano che attacca, Sofia Ferrazzi. Cobianchi, eccola! Più appoggio, nasconde la palla davanti alla giocatrice avversaria, quindi con Valle la vede quando ormai è già verso di lei, break del Cassano con un parziale 2-0. Questa volta si prende il tiro. Eh sì, allora è andata guarda come, l'arbitro è chiedendo. È andata come prima a cercare il contatto, però questa volta Jovovic, in memoria di prima, si è spostata, quindi ha detto vai pure. Vai pure, a quel punto palla sul fondo. Visto dove ti trovi, vai pure. Dici, mi puoi raggirare una volta, ma ho capito la lezione, imparo in fretta. Ho capito cosa vuoi fare. Cassano che attacca. Boggi. Ferrazzi punta l'avversario uno contro uno. Cobianchi ancora per Ferrazzi. Bello questo dai e vai. Che bello. Attenzione, più due, massimo vantaggio Cassano, più due a 3 minuti dalla fine. Cassano prova a scappar via. Notariani, tiro fuori. Momento topico. Cassano alla palla Cassano del più tre. Cassano deve approfittare assolutamente. Leno invece deve opporsi. Adesso sono due le reti di vantaggio con Cassano che va in attacco, mancano 2 minuti e 40 secondi al termine, per cui buona opportunità per Cassano in questo caso. Sì, decisamente la partita si sta mettendo bene per le nostre ragazze, però aspettiamo 2 e mezzo al termine, allora ci vorrebbe un attacco lungo, limite del passivo, e poi andare a cercare momentaneo più 3. Ferrazzi, Jovovic in penetrazione, prende 9 metri, gioca col cronometro Cassano adesso giustamente. A tutto vantaggio scorrere le lancette. Attenzione perché la chiamata del passivo è imminente. Eccola qua. Allora abbiamo 6 passaggi per poi andare più 6. Bisogna Ferrazzi, Jovovic 1 in penetrazione, subisce fallo, si riprende con 9 metri. Tanto siamo a meno di 2 minuti alla fine. 2 passaggi, altri 4 a disposizione. E qui bisogna andare a tirare. 1 3 4, Cobianchi per trazione, che bello. Qua, più 3. Si è coordinata benissimo, ha caricato il tiro, è andata, prova. Può postare Kirillova, aveva bisogno almeno di un gol veloce, quindi doveva tirare Kirillova. Doveva recuperare rapidamente, certo, ci sta. Non ha trovato la porta, poi c'era anche un fallo fischiato ad Andreani, credo, perché c'è si è ripreso con una rimessa da gioco da posizione centrale, quindi credo che ci fosse anche un fallo fischiato. E allora più 3 quando manca 1 minuto e 10 secondi, bisogna gestire ovviamente senza fretta. Passi passivo per e passi in attacco, quindi ultima chiamata per Leno, deve andare al gol velocemente, lo fa con Pugliara. Meno 2, minuto. Più 2 per Cassano, 50 secondi al termine. Sì. Ora questa è la palla decisiva, non bisogna sprecarla, bisogna giocare lungo. Bisogna muoversi senza palla, farsi vedere. Grazie, attenzione Pugliara a disturbare, difesa 5-1. Jovovic 1 contro 1. Lotta Boggi in posizione di pivot. Time out chiamato Donnelly, ne aveva ancora uno a disposizione. Mancano 30 secondi. 32.
Cassano due gol di vantaggio, possesso palla e non ci è sembrato vedere, ancora chiamato di passivo, quindi no, ancora passivo non è stato ancora chiamato. Ancora qualche secondo prima di ovviamente farsi fischiare, alzare il braccio dagli arbitri. Tanto time out ovviamente tattico da parte di Onelli per guadagnare anche qualche spicciolo di secondo e tentare così di portare a casa questa partita. Mancano 30 secondi circa, 32 secondi, più 2 per Cassano, è in attacco, bisogna gestire l'attacco, bisogna. Non accelerare, perché sembrano tante due reti, ma in realtà in 30 secondi può succedere di tutto. Sì, esatto, abbiamo visto partite andate a ramengo in 28 secondi, quindi diciamo che adesso le ragazze devono andare al tiro solo se c'è possibilità netta di segnare il più 3, oppure se hai finito i passaggi. E si riprende. Eccolo qua, subito chiamato il passivo, quindi due passaggi andati. Laita, Laita cerca che una deve compagna, muoversi. Anco Bianchi va a prendere un bel 9 metri. Quattro passaggi di posizione. Io preparerei il tiro per Broggi, non so 3. Quanti tiri, quanti passaggi ci sono, ma credo pochi. Jovovic, Laita. Laita. Fischiato, vedi, il passivo viene fischiato perché c'erano ancora due passaggi, ma l'atteggiamento di non voler attaccare viene punito, quindi possesso palla alleno. E finisce qui. Finisce la partita, c'è un 9 metri, quindi si dovrà battere il tiro franco. Ma Kirillova. Eh sì, ovviamente. 36 a 34, quindi gol per la gloria, ma c'è Bertolino. Bertolino. E sul 36 a 34 Cassano porta a casa una vittoria ben più sofferta di quella che si poteva immaginare. Non facile, però non facile. La pallamano è questa, si va sul campo, si parte da 0-0. Leno ha meritato il vantaggio con cui è andato a riposo di 5 reti e invece il Cassano ha sofferto e meritato. E sono contente le ragazze del Cassano, avevano bisogno la prima, come dire, la prima vittoria del 2022, quindi finalmente si sbloccano le ragazze, era importante, in maniera più sofferta del previsto, però forse per questo anche più goduta e giustamente festeggiata. Bene, io ringrazio allora, come al solito, Davide Milan alla telecamera. Grazie. Davide Bianchi alla console. Grazie. Il mitico Cristiano Baggion qua a fianco a me. Prego. E ovviamente Luca Basile. E col punteggio finale di 36-34 per il Cassano sul Leno, noi ci congediamo con il consueto buona pallamano a tutti. Ciao.